Allora, riprendiamo un attimo il discorso qui sull'arte. Sul problema della definizione di follia come appunto alterità, e di come questa alterità venga dal punto di vista della differenziazione scientifica poi inquadrata all'interno di quella che sarà una tassonomia delle malattie. Per arrivare a quel punto, però, Foucault mette in rilievo come pur essendo inquadrata appunto a follia all'interno di quelle che chiamiamo le strutture irrazionali, perché la malattia rientra di fatto nelle strutture irrazionali. In che senso la malattia rientra nelle strutture irrazionali? Per esempio, nel senso che la malattia è un fenomeno naturale e quindi in quanto fenomeno naturale conoscibile mediante ragione. Cioè la malattia non è l'irruzione di qualcosa di assolutamente mostruoso, abnorme e irrazionale in un ordine, ma è appunto una delle forme dell'ordine naturale. Anche eventualmente la malattia mentale, che diventa però intollerabile nel momento in cui va a confliggere con l'ordine sociale, con l'ordine umano. Quindi c'è quello che Foucault chiama una distinzione tra una struttura del ragionevole e una struttura del razionale. Si obietterà facilmente, dice Foucault, che in ogni epoca c'è stato nello stesso modo un doppio timore della follia. Uno morale sullo sfondo del ragionevole, l'altro oggettivo e medico sullo sfondo della razionalità. E poi dice una cosa molto interessante. Se si lascia da parte il grande problema della follia greca, è vero che almeno dall'epoca latina la coscienza della follia è stata divisa secondo questa dualità. Ora, se si lascia da parte il grande problema della follia greca, è un bel se. Cioè, come mai? Per quale motivo Foucault decide di lasciare da parte il problema della follia greca? Risposta, non la do la risposta, probabilmente la risposta andrebbe studiata approfonditamente non soltanto nei corsi, come bisogna fare. Anche qui, scusate, ora breve parentesi, veramente breve stavolta, lo prometto. Con Foucault si presenta lo stesso problema, si presenta con moltissimi altri autori, ma secondo me in maniera esasperata. Cioè, Foucault ha scritto dei libri splendidi, ha scritto dei saggi molto belli, e poi ha tenuto delle lezioni. Le lezioni dei suoi corsi sono state pubblicate. Questo grazie a uno, l'estrema attenzione con cui Foucault preparava le sue lezioni, per cui spesso abbiamo degli scritti di partenza. Due, al fatto che comunque queste lezioni venivano trascritte, prese, eccetera, quindi è stato possibile fare una edizione molto accurata delle lezioni. Non è che si tratta di preferire un aspetto della produzione foucaultiana rispetto all'altro, però insistere troppo, come a volte si fa, sulle lezioni, sui corsi, dimenticando che Foucault i libri li ha pubblicati, li ha scritti, ci teneva in un certo senso. Vuol dire, se dobbiamo trovare una formulazione del pensiero foucaultiano, non dobbiamo guardare soltanto ai corsi, che erano straordinari, espressione spesso di un percorso, di una ricerca in fieri. Foucault doveva tutti gli anni tenere un certo numero di lezioni aperte a tutti, questo era il suo statuto, il contratto prevedeva questo, su argomenti diversi, quindi non poteva mai ripetere lo stesso argomento. Questo che significa, per esempio, che se io avvio una ricerca, c'è un esempio, non fu chiaro, se io avvio una ricerca sulla presenza dell'illuminismo nel Salento e mi metto a lavorare su Filippo Briganti, Filippo Maria Briganti, e comincio a studiare i suoi manoscritti, probabilmente non risolverò, non terminerò il lavoro nel giro di
un anno, ma mi necessiterà di più tempo. Ovviamente, se io devo ogni anno cambiare argomento, posso forse un anno fare briganti, l'anno successivo devo fare qualcos'altro. Nel frattempo, lavoro sui briganti, che faccio? Lo abbandono? Lo porto avanti, ovviamente, puntando a un tipo di esito differente, una eventuale pubblicazione. Quindi, tornando alla questione, perché lasciare da parte, se si lascia da parte il grande problema della follia greca? Beh, una possibile risposta forse la troviamo nelle ultime opere pubblicate da Foucault, quelle ultime 3-4, quelle dedicate alla cura di sé, fondamentalmente la storia della sessualità, la cura di sé, l'indagine della nascita della soggettività metafisica in Grecia. Quelle che poi un percorso, un grande percorso di ricerca che Foucault è costretto a abbandonare a causa della morte, e il cui esito ultimo, nel senso che cronologicamente ultimo, perché poi è morto, troviamo in un testo da poco pubblicato, di David Lacher, Le confessioni della carne, che dovrebbe essere tradotto in italiano, penso fra poco, uscirà fra poco, un testo allo stato ancora frammentario, quindi anche filologicamente non è stato semplice ricostruire, in cui appunto Foucault indaga, per esempio, i meccanismi della confessione, e come meccanismi della confessione, notato, i meccanismi della confessione come strumento non soltanto di controllo, ma di costituzione della soggettività. Ora, il fatto che lasci da parte il grande, quello di lui stesso, abbiamo il grande problema della follia greca, è un grande problema. Non è sufficiente rispondere perché era davvero un problema straordinariamente complesso. Basti pensare all'opera di Dodds sull'irrazionale nel mondo greco e alle pagine che Dodds dedica al problema della follia nel mondo greco. Ma basti anche pensare a quei pochi, a alcuni scritti che noi possiamo leggere, che si vanno dallo Pseudo Aristotele, dell'opera sulla malinconia, le opere di Celio Aureliano sulla follia. Più o meno in questi anni, grande storico della letteratura, storico della filosofia, storico della medicina, filosofo, eccetera, eccetera, Jean Stravinsky, autore di opere meravigliose del Settecento francese e non solo, scriverà un'operetta molto bella, veramente molto bella, intitolata Storia del trattamento morale della malinconia dall'antichità a Freud. Operetta perché sono circa 130 pagine, che rispetto alla storia della follia di Foucault, quindi sono neanche un capitolo. Ma il titolo è ancora più interessante, non Storia della malinconia, ma la storia del trattamento morale della malinconia. Quindi la storia di una specifica forma di trattamento di questa specifica malattia, di questo specifico male, prima ancora che malattia. E Starobinsky partirà dall'antica Grecia a mostrare appunto come il problema della follia dell'antica Grecia fosse un problema di enorme, nel dibattito filosofico e scientifico, di enorme importanza. Questo si ritrova anche essenzialmente nelle opere. Anche qui esempi che ho già fatto, parlando di tutt'altro. Quando, non ricordo mai Nespilo, ma non sono sicuro. Comunque, quando Aiace, il grande guerriero greco, impazzisce perché viene rifiutato l'onore massimo, che era quello di avere le armi di Achille, cioè il riconoscimento fatto che lui era il più grande guerriero greco dopo Achille. Morto Achille, le armi di Achille a chi vanno? A Odisseo, a Ulisse, mediante la quadrantina di Ulisse, perché Ulisse è più furbo, più intelligente, più scaltro, ingannatore, eccetera, eccetera. Aiace impazzisce. Ma Aiace altresì impazzisce
perché la sua mente viene devastata dalla divinità, da Atena. Perché Aiace si era vantato con suo padre di poter vincere la guerra anche senza l'aiuto degli dei. Iubris. La iubris era follia, nel senso come atto di superbia estrema. Ma è una delle forme della follia tematizzate dalla cultura greca. Sono moltissime forme della follia. La follia che viene dalle ninfe, per citare ora anche un libro di Calasso di qualche anno fa. La follia della possessione demonica, divina, di Apollo, la follia di Dioniso, abbiamo citato questo tema in dionisiaco, la follia presente in qualche modo evocata da Platone nel Fedro, quando Socrate fa un discorso bellissimo e lungo, voi sapete che nei dialoghi platonici, a parte l'apologia di Socrate, Socrate non fa mai discorsi. Socrate per lo più interroga, fa domande, brevi frasi, qualche volta dà qualche risposta, ma non fa mai lunghi discorsi. Nel Fedro ne fa ben due. Uno finto, nel senso uno a dimostrare come chiunque sia capace di fare un bel discorso come i sofisti, utilizzando formule poi che sono quelle abbastanza viete, e lui dice, ma questo è un bel discorso. Ti faccio vedere, sono capace anche io di fare questo discorso. È un discorso abbastanza insulso, dice lui, fossimo noi capaci di scrivere discorsi così. Un altro è invece un discorso improvvisato perché viene posseduto dalle ninfe. È un discorso quindi è una forma di delirio. Ora, questo per citare soltanto alcuni temi riguardanti il grande problema della follia greca. Per me, secondo me, il grande problema della follia greca, della follia, nella cultura greca, cioè, è il fatto che Foucault non la prende in considerazione, cioè la tralascia. Anche qui è un meccanismo interessante, assolutamente consapevole, ovviamente, perché non stiamo parlando di qualcuno che scrive frasi senza rifletterci. Sta replicando quell'atto di esclusione che lui vede in Descartes quando esclude la follia. Lui non ne vuole parlare. E comincia invece con la cultura romana. Comincia poi in particolare con un grande della cultura romana, con Cicerone, con le Tusculane Disputationes, che sono una delle grandi opere della storia della filosofia. Non soltanto della storia della cultura romana, in cui Cicerone si impegna in una riflessione di notevolissimo valore sul problema dell'immortalità dell'anima, sul problema della salute del corpo e della salute dell'anima, sulla conoscenza del bene e così via, sui grandi temi della filosofia antica, e in cui emerge più forse che nelle altre grandi opere la sua vicinanza, diciamo, un certo stoicismo, ora semplifichiamo così. E quindi, se si lascia da parte il grande problema della filosofia, della follia greca, è vero che almeno dall'epoca latina, la coscienza della follia è stata divisa secondo questa dualità, quella di cui sopra, cioè la struttura irragionevole, il commento morale, quello irrazionale, la malattia. Cicerone evoca il paradosso delle malattie dell'anima e della loro guarigione. Quando il corpo è malato, l'anima può riconoscerlo, saperlo e giudicarlo. Ma quando l'anima è malata, il corpo non ci potrà dire nulla su di essa. Questi erano gli argomenti portati da Cicerone a sostegno della tesi della natura diversa, diciamo così, dell'anima rispetto al corpo, e quindi della possibilità, quantomeno, della realtà dell'immortalità dell'anima. Prima di continuare, questo accenno di Foucault è estremamente interessante,
non solo ovviamente per l'importanza che ha il tema della follia, vedremo adesso esattamente anche quale, sotto quale aspetto, perché due saranno i termini chiave, l'infamous, l'insanitas e il furor, che è qualcosa di molto preciso. Ma anche perché Cicerone è uno degli autori del 700 francese. Non solo, Cicerone è altresì uno degli autori di medici e dei medici francesi. Cioè, la grande medicina che si forma a partire dalla metà degli anni 50 in Francia nel 700, cioè che si forma non più soltanto seguendo il modello classico meccanicistico, diciamo così, o peggio, leggendo le opere di Galeno, le opere di Avicenna, i commenti e così via, i testi classici, come ancora avveniva nelle scuole di medicina e università, ma è una medicina che si confronta con il pensiero filosofico della classicità, e che quindi non soltanto legge i contemporanei, leggono Voltaire, non soltanto leggono Montaigne, ma leggono Seneca, Cicerone, Orazio, leggono cioè i grandi autori della classicità romana, non solo greca, proprio romana. Ho già avuto modo di ricordare come Pinel, parlando a proposito della follia religiosa, e dei folli che aveva avuto modo di curare affetti da questa specifica patologia, avesse trovato aiuto nel percorso terapeutico nella proposta di lettura di alcuni autori. Fondamentalmente, Pinel diceva: eliminate tutti i libri di preghiere, eliminate i breviari, eliminate i simboli religiosi e fate loro leggere Montaigne, Orazio e Seneca. L'attenzione ad Orazio era un'attenzione che trovo che sempre su cui vale la pena soffermarsi un secondo. Perché Orazio? Non soltanto, ovviamente, per l'importanza della poesia, ma questo è un discorso di secondaria importanza. Orazio, in più punti della sua opera, accenna agli sregolamenti dell'animo, alle forme del furore, alle forme della perdita del controllo dell'animo e quindi dei pensieri, delle passioni e così via, e alla capacità che ha l'uomo, mediante la riflessione, una riflessione moderata, l'importanza della moderazione e quindi l'importanza della riflessione, l'importanza della il carpe diem, inteso non semplicemente nel senso edonistico di cogliere l'attimo come il godimento dell'immediato, ma dell'attenzione al momento e della consapevolezza continua della nostra fragilità e di ciò che noi possiamo fare per valorizzare i momenti di felicità, i momenti di salute e come per contro dobbiamo muoverci per limitare l'influenza nefasta dell'ambiente e delle passioni troppo violente e così via. Quindi, sì, una forma di, virgolette, epicureismo moderato nell'interpretazione che ne danno questi autori, eh? Perché poi in Orazio, come in Virgilio, temi epicurei e temi storici, soprattutto storici, in Virgilio, sono presenti in maniera importante, variamente intrecciati. Si noti come però, per esempio, in questi autori che la letteratura latina conoscevano molto bene, la predilezione per Orazio rispetto, per esempio, a Virgilio o rispetto, per esempio, a Ovidio o rispetto anche a Lucrezio, per citarlo per l'ennesima volta, abbia un significato preciso.
Lucrezio non sarebbe forse adatto perché è un filosofo, è un poeta filosofo. Cioè Lucrezio si rivolge ai filosofi, a coloro i quali sono già in qualche misura capaci di utilizzare la ragione. Orazio è un poeta che si rivolge a tutti. Che si rivolge a tutti perché non si rivolge alla capacità dell'uomo di usare la ragione, ma alla capacità dell'uomo di godere della serenità, della bellezza e così via. Poi aggiungiamo anche che in Orazio sono presenti temi spesso derivanti dalla trattatistica appunto greca riguardanti i problemi delle passioni e così via. Cicerone, di nuovo, è un autore di estrema importanza perché è l'autore che non soltanto appunto ha informato di sé il dibattito, possiamo dire dall'antichità in poi, riguardante il dominio delle passioni, riguardante il ruolo del destino, la virtus politica e così via. Non soltanto perché è, per esempio, nelle Tuscolane. Forse potremmo addirittura definirlo come la fonte originaria dei dibattiti sull'immortalità dell'anima successiva, cioè quella essenzialmente di una matrice cristiana. Cicerone è un autore essenziale da questo punto di vista. Fu un autore di estrema importanza anche nel Settecento, per esempio perché fu molto studiato, si pensi a Montesquieu, che dedicò a Cicerone un importante saggio, definendolo l'uomo più grande della storia di Roma. Poi smorzerà un po' il giudizio, poi diciamo che avrà modo di ripensare questo giudizio, ma è indice di nuovo del ruolo, della figura, dell'importanza di questo autore. Le Tuscolane vengono studiate, e qui Foucault è lucidissimo, proprio a proposito del problema del rapporto tra le perturbazioni dell'animo, quindi le forme del delirio, e il corpo. Tema che poi, per esempio, verrà ripreso e nel Settecento verrà riletto da Seneca, il quale dedicherà un bellissimo dialogo all'ira, l'ira come forma di l'ira come breve furore, dove per furore non va inteso semplicemente come rabbia, furia distruttiva, cosa che è, ma come forma, potremmo dire, emblematica della follia. Una potenza improvvisa che sconvolge le capacità affettive ed intellettuali. L'ira è un breve furore perché passa e io poi riconquisto, dovrei conquistare quelle capacità che mi erano state, che avevo perso. Invece la follia e il furore permane. Nella citazione appunto di Foucault, partendo da questa che sembra una banalità, ma è tutt'altro. Quando il corpo è malato, l'anima può riconoscerlo, saperlo e giudicarlo, ma quando l'anima è malata, il corpo non ci potrà dire nulla su di essa. Quindi è un'affermazione, come dire, di un principio di superiorità dell'anima, della mente rispetto al corpo. Così avviene, ricorda Cicerone, così avviene che sia l'anima stessa a dare un giudizio su di sé quando è inferma, proprio la capacità di giudicare. Cioè, cosa avviene con il furore, con l'insania, con la follia? Che l'anima, che è incapace di giudicare, giudica se stessa. E così, appunto, il giudizio ne risulta falsato. L'anima, cioè, non è consapevole della sua malattia. L'anima è consapevole della malattia del corpo, ma non è sempre consapevole della sua malattia. E il corpo ovviamente non può essere consapevole della malattia dell'anima, perché il corpo
non ha voce. Il corpo non ha strumenti di conoscenza, è l'anima che conosce. Il corpo è, da questo punto di vista, puramente bruto. Contraddizione alla quale non sarebbe possibile sfuggire se non ci fossero in effetti due punti di vista rigorosamente diversi sulle malattie dell'anima, dice Foucault. Innanzitutto una saggezza filosofica che, sapendo discernere il folle da ragionevole, e qui siamo sul piano morale, non medico, non scientifico, non oggettivo, assimila alla follia ogni forma di non saggezza. Omnes insipientes igitur insaniunt. Tutti gli insipienti, gli sciocchi, i non sapienti sono insani, sono folli. E può, attraverso l'insegnamento e la persuasione, dissipare queste malattie dell'anima. Il suo aiuto non va ricercato all'esterno, come per la malattia del corpo, e noi dobbiamo cercare con ogni mezzo, con ogni sforzo, di essere in grado di curarci da noi. E qui l'eco è ovviamente l'insegnamento socratico del conosci te stesso. Se io mi conosco, se io faccio un esercizio di ragione, se io imparo a comprendere me stesso, so anche curarmi. Guardate che il conosci te stesso, socratico, diventerà di nuovo, ecco perché l'eco di questo tema qui Foucault va preso molto sul serio, perché Foucault non sta soltanto, possiamo dire, non lo fa mai, ma in questo caso in particolare, non sta sovrapponendo a un'epoca storica una sua lettura, ma è andato alla ricerca e ha verificato come questi temi fossero presenti nel dibattito settecentesco, filosofico e medico. Il conosci te stesso fu uno dei motti chiave della medicina francese del Settecento. Nel senso che l'interpretazione che veniva data di quel motto era: conosci anzitutto come funziona il tuo corpo, conosci te stesso nel senso di unità psicofisica. Ma unità psicofisica significa conoscere se stessi come esseri fatti di materia organizzata, quindi nuovo l'organismo, di come funzioniamo, dell'origine delle passioni, delle relazioni che il mio corpo in quanto organismo tesse con il mondo esterno e di come le varie parti del mio corpo, gli organi che costituiscono il mio organismo, che hanno una loro vita relativamente indipendente. Torna in auge il modello ippocratico secondo cui un organismo è un grande animale composto da tanti piccoli animali. Quindi anche qui l'idea dell'unità non è soltanto un'idea fallace dal punto di vista dell'unità psicologica dell'io, ma è un'idea fallace anche per quel che riguarda l'unità fisica dell'organismo. Noi siamo il risultato della relazione perennemente rinnovantesi tra diversi animali, tra diversi organi, il cui equilibrio, la cui capacità, potremmo dire, di andare d'accordo, di mantenere il conflitto a un livello tollerabile, fa sì che viviamo bene, viviamo a lungo o che ci ammaliamo, e a un certo punto questo conflitto, esasperato anche dal conflitto perenne che noi abbiamo con l'ambiente esterno, ci conduce alla morte. Perché la vita è un momento, di nuovo, all'interno di un ordine generale, è soltanto un momento di discontinuità che si frappone alla fondamentale continuità della materia e quindi della morte, della materia inerte. Qui riecheggiamo ancora Diderot e temi successivi. Allora, conosci te stesso significa comprendere come siamo fatti, come funzioniamo. Questo significa, per esempio, anche, e di nuovo qui comprendiamo l'importanza di Orazio, comprendere come la presunzione, la superbia del pensiero filosofico, del pensiero morale, che impone comportamenti abnormi, che impone azioni contro natura,
perché vanno in conflitto con il funzionamento naturale e normale del nostro corpo. Il digiuno. Perché se il digiuno colpisce e indebolisce un corpo, soprattutto in certi momenti della sua vita, questo influisce anche sulla mente. Allora, per quale motivo accettare forme ridicole di morale che impongono il digiuno o altre forme di privazione, nella misura in cui queste poi hanno come conseguenza un indebolimento del corpo? Che senso ha il tema della morale come espressione di una forma di controllo da parte dei religiosi, il tema lucreziano e così via? Allora, quando appunto alla forma della follia come insipienza è possibile controbattere con la cultura, con l'uso della ragione, con lo studio. Un sapere, poi, quello è il primo, ma poi c'è l'altro tipo di sapere, che sa riconoscere nella follia l'effetto delle passioni violente, dei movimenti irregolari della bile nera e di tutto questo genere di cause per cui noi diciamo che erano in preda a pazzia furiosa, atamante, alcmeone, Aiace e Oreste. Qui la citazione di Cicerone è una serie di miti, di opere teatrali. Ieri ho ricordato come la figura di Oreste agli anni 40, 50, 60, in particolare in Francia, fosse stato oggetto di riflessione filosofica e letteraria in più momenti. Le mostre di Sartre, da una parte, e per contro, proprio nella parte che voi non porterete, comunque non importa, della storia politica di Foucault, la rilettura che Foucault fa dell'orestiade fatta da Racine, sempre queste mediazioni. Perché? Perché è proprio il furore violento che sembra sconvolgere Oreste. Furore violento che però non è causa del suo atto. Lui non uccide la madre in preda a un attacco di furore, ma è l'effetto del suo atto. Cioè, Oreste uccide la madre. E poi impazzisce. Potremmo dire che resta così sconvolto da un atto che pure riteneva essere suo dovere, da esserne distrutto psicologicamente. L'impazzimento, come potremmo dire oggi, effetto del senso di colpa. Se non che, nella, appunto, nella mitologia, nella tragedia classica, greca, anche poi nelle letture che vengono fatte a Roma, il senso di colpa si configura proprio come un evento delle righe, di specifiche divinità che devastano la mente di Oreste per punirlo del suo corpo, del suo crimine. Cioè, le potenze del furore, le potenze delle passioni non sono semplicemente potenze naturali, ma sono potenze che indicano qualcosa che va al di là del mondo naturale. Il tentativo che fa Cicerone, e di qui l'importanza che ne avrà poi nel Settecento, è quella di metaforizzare questo intervento delle divinità per inquadrare il tema del furore, della follia sconvolgente, nell'ambito delle perturbazioni dell'animo. A queste due forme di esperienza corrispondono esattamente due forme di follia. L'insania, che riguarda gli insipienti, gli sciocchi, i non sapienti, che abbraccia un significato più ampio e soprattutto se è insieme con la stoltezza,
Quindi lo stolto, lo sciocco. Notate che l'elogio della follia di Erasmo da Rotterdam a volte viene tradotto anche come elogio della stoltezza, perché cioè nel senso dell'insipiente, dello sciocco, di colui che non sa. Perché elogio della follia ovvero elogio della stoltezza? Perché quella specifica forma di follia che sarebbe la stoltezza, che sarebbe la l'insipienza è tipica di colui il quale, non essendo dotto, non essendo sapiente, è più prossimo alla verità del messaggio cristiano. Follia per gli uomini, ciò che è follia per gli occhi degli uomini è verità agli occhi di Dio. Qualche anno dopo, Giordano Bruno, in quella che è l'opera in assoluto più blasfema, La cabra del cavallo Pegaseo, Giordano Bruno attaccherà violentemente San Paolo, Paolo di Tarso, cioè quello in qualche in modo possiamo definire, Nietzsche avrebbe definito come il vero fondatore del cristianesimo, perché Paolo di Tarso elogia l'asinità, l'ignoranza, la santa asinità, la santa ignoranza, c'è cioè la stoltezza, l'insipienza. E questo è per Bruno assolutamente intollerabile, inaccettabile, questa esaltazione dell'idiozia. Altro tema. Quindi da una parte abbiamo in Cicerone, nella cultura romana, romana, attenzione appunto, abbiamo detto non greca, l'insipienza, la stoltezza, cioè quell'insegna che, bene o male, abbraccia l'aspetto morale, ma in fin dei conti presenta anche una sorta di... è l'ambito del ragionevole. E di certo si può anche curare semplicemente con l'intervento della terapia della cultura, della riflessione, della persuasione. Poi c'è invece l'altra forma della follia, che è il furore, che è una malattia ben più grave, dice Foucault, che il diritto romano conosce a partire dalla legge delle 12 tavole. Anche qui è interessante perché di nuovo, come aveva fatto a proposito di Descartes in maniera criptica nella storia della follia e in maniera molto chiara nella risposta invece che darà a Derrida, il primo riferimento non è medico. Il primo riferimento è al diritto, cioè il furor viene anzitutto definito giuridicamente. Tant'è vero che il diritto romano lo conosce fin dai tempi più antichi, la legge delle 12 tavole, la prima formulazione scritta delle leggi romane. Poiché si oppone al ragionevole, l'insania, l'insipienza, la stoltezza, eccetera, non può mai colpire il saggio. Anche questa è una distinzione importante. Quella forma di follia non tocca il filosofo, non tocca il saggio, non tocca il sapiente. Perché appunto è una forma di follia che, da cui l'uomo saggio è immune. L'insipienza non gli appartiene. Invece, il furore è qualcosa di diverso. Il furore, al contrario, è fenomeno del corpo e dell'anima insieme. Fenomeno del corpo e dell'anima che la ragione è capace di ricostituire nella conoscenza, può sempre sconvolgere lo spirito del filosofo. Cioè, io a posteriori posso ricostruire, ricostituire, comprendere gli attacchi furore. Buongiorno. Ah, e io ho segnato i 12. Evidentemente. Scusate.